tornano i processi simulati in tribunale a Campobasso, nella Corte d'Appello. L'associazione Senza Appello offre questi processi simulati ai ragazzi delle scuole per far capire loro i meccanismi della giustizia in una maniera più concreta, facendo vedere proprio come funziona un processo all'interno di un'aula di tribunale. Ecco, perché, quando è nata questa idea? Allora, questa idea è nata innanzitutto nelle scuole. Tempo fa, anni fa, venivamo ospitati dalle scuole per parlare di legalità, sostanzialmente, ed affrontare temi molto attuali, molto drammatici, come bullismo, cyberbullismo, stupefacenti, violenza di genere ed altro. E poi ci siamo resi conto che questo meccanismo del processo, cioè proprio portare il processo prima nelle scuole e oggi finalmente direttamente in aula, grazie ai magistrati che collaborano con noi, era molto più efficace, cioè rappresentare proprio una vicenda processuale colpiva molto di più gli studenti che non una relazione, una conferenza, una cosa più asettica, diciamo più fredda. Diversi temi. Lei li ha citati, la violenza di genere, che è un po' quello che oggi viene inscenato qui al Tribunale di Campobasso, ma anche il bullismo, il cyberbullismo e la lotta agli stupefacenti. Sappiamo che sono le piaghe un po' più virulente qui e più purulente qui in Molise, e in particolare in provincia di Campobasso sappiamo insomma che la Procura, ma anche le altre forze sociali, stanno combattendo contro questa piaga. Assolutamente sì, e stiamo cominciando ad affrontare anche due nuovi temi, che sono l'alcolismo, che è decisamente sottovalutato, soprattutto nelle età minori, e le baby gang, perché ahimè, come voi giornalisti sapete benissimo, ormai, soprattutto a Campobasso, ma nell'intero Molise, si verifica anche questo fenomeno di questi gruppi che sono pericolosi per gli altri, ma soprattutto per se stessi, e anche a questi vorremmo parlare. Oggi di che cosa si tratterà? Violenza di genere, e come sarà strutturata la cosa? Allora, è un processo reale, preso da un fatto realmente accaduto, sulla violenza di genere di due fidanzati, in questo caso sostanzialmente, e quindi rappresenteremo proprio tutte le vicende processuali che si sono svolte in questo processo, sempre col rispetto per la privacy, e all'atere del processo ci sarà un narratore che spiegherà durante il processo le singole fasi, sia tecniche ma sia proprio di rilevanza sociale, cioè interromperà il processo spiegando ai ragazzi di cosa si sta parlando, per far modo che il messaggio sia ancora più incisivo durante il processo. Chiaramente vi sarà la sentenza, la discussione, tutto regolare. Ha fatto di tutti i colori, ma soprattutto è cambiato strada facendo. All'inizio era molto dolce, tutte coccole, pieno di attenzioni, facevamo un sacco di progetti, e poi c'è stato un cambiamento improvviso, assolutamente, che non era possibile da immaginare prima. I bellissimi regali che ho ricevuto da questo signore è la rottura di un timpano e quindi la perdita parziale dell'udito. Non potendo dare credito a parole di testimoni, uno che non ha visto nulla, l'altra, la madre, che addirittura osanna il mio assistito, è l'unico elemento di accusa, è sano. Quindi, prima che intervenga il pubblico ministero. Le scuole hanno aderito bene, perché ho visto il calendario, ci sono diverse scuole che partecipano a questa serie di incontri qui in Tribunale, di processi simulati che voi farete, insomma, anche in altre date. Le scuole hanno aderito in massa, sono quasi tutti gli istituti superiori, ma soprattutto c'è, e quindi siamo pieni tutto febbraio, ma soprattutto ci sono arrivate richieste anche da scuole medie, scuole elementari per marzo, tant'è che stiamo cercando di modificare un po' il copione, tra virgolette, per renderlo più appetibile ai ragazzi più piccoli, non stressarli, non colpirli eccessivamente, ma comunque farli venire in aula, perché anche questo è uno dei nostri scopi, cioè in aula di tribunale fino a una certa età non si viene, invece venite a vedere l'aula, il processo, i giudici, i magistrati, perché non è un mondo così lontano, sinceramente. Parliamo dell'associazione, l'associazione Senza Appello. Quando è nata, perché è nata e perché questo nome Senza Appello? Allora, è nata
sostanzialmente una decina d'anni fa, ma sono quasi 5 anni che poi ha assunto una conformazione giuridica, siamo riconosciuti, siamo iscritti in vari albi ed è nata per la legalità, proprio per andare dai ragazzi dalle elementari fino alle scuole universitarie o post-universitarie a parlare di legalità, di rispetto delle regole, ma ripeto, non in maniera fredda come si usa fare, spiegare quali sono le problematiche e come evitarle. Il nome Senza Appello ci è venuto di getto una volta perché noi facciamo anche teatro, facciamo degli spettacoli teatrali e la prima volta che provammo lo spettacolo ci piacque, insomma, la prima versione. E io dissi buona la prima e alcuni colleghi risposero quindi Senza Appello, cioè va bene così, ed è credo anche una nostra caratteristica quella di improvvisare un po' quando recitiamo, perché a seconda di chi ci ascolta, volendo interagire, ci moduliamo anche noi, insomma. Perché diciamolo, l'avvocato è anche un po' attore, perché in un'aula di tribunale deve perorare la causa, quindi deve avere anche degli strumenti retorici e quasi attoriali. Assolutamente, degli strumenti di gestualità, di mimica, potere di convincimento, sorriso, ma anche la fonica, alzare la voce, tacere, abbassare la voce, è una vera e propria scuola di teatro. Ovviamente in tribunale è più seria e soprattutto è finalizzata a un risultato diverso da questo odierno, che è invece parlare ai ragazzi. Sì, in effetti l'avvocato è anche attore. Gli attori che insomma rappresentano le varie parti in un processo sono tutti avvocati? Tutti avvocati. Non ci sono magistrati o... I magistrati partecipano dall'esterno, mi piace ricordare la dottoressa Venditti, la dottoressa D'Onofrio, il presidente della Corte d'Appello Pupilella, prima la Jesulauro, la dottoressa Jesulauro. Ci appoggiano dall'esterno, mi rendo conto che magari venire in scena nei teatri, insomma, sarebbe... Noi siamo un po' più così, abbiamo più possibilità di recitare. Domenico Fiorda, un avvocato che interpreta sostanzialmente se stesso, cioè la parte della difesa, che è un po' quello che lei fa per lavoro. Ecco. Anche se sono un civilista, non sono un penalista, ma comunque adattato al processo su chiamata del presidente Fabio Albino, quindi con molto piacere mi adatto al compito. Ecco, che cosa rappresenta per lei fare anche questo tipo di discorso con le scuole? Ma sicuramente è un passo importante, io ho già avuto funzioni da insegnante in altre occasioni, quindi avere dei ragazzi che possono in qualche maniera comprendere come funziona il processo e quello che significa il rispetto delle leggi è importantissimo e per me è altamente appagante, insomma, mi ricorda quando ero un po' più giovane che insegnavo un po' all'università, un po' nei corsi di formazione, quindi ancora ben venga che ancora posso permettermi questa funzione sostanzialmente. Però l'avvocato è anche un po' attore, diciamo. Beh, sicuramente quando sposa una parte, una difesa, sicuramente deve anche fingere laddove non ci sono i presupposti per una difesa adeguata, però sicuramente la prima funzione dell'avvocato è quello di garantire all'imputato che venga applicata la legge, quindi attori sì, ma poi nella legalità, insomma.